La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151 bis del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro dell'Interno e il Ministro della Giustizia. Invito gli oratori a un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso. Il senatore Magorno illustra l'interrogazione numero 1676 concernente gli spazi di bilancio e i poteri di ordinanza dei comuni. Prego, senatore. Signor Presidente, signora Ministra, intanto la ringrazio per il prezioso lavoro svolto negli scorsi mesi durante l'epidemia e per la disponibilità di collaborazione con gli enti territoriali dimostrata anche nella recente videoconferenza con i sindaci delle città metropolitane. L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha messo drasticamente a repentaglio la stabilità economica dei cittadini, delle famiglie, delle imprese e di tutto il sistema Paese. Le necessarie misure prese per far fronte alla pandemia hanno avuto e continuano ad avere conseguenze drammatiche per il tessuto socio-economico italiano. In questo contesto, gli enti locali sono tra le realtà che più di tutti hanno accusato gli effetti maggiormente negativi dell'emergenza. La sospensione degli obblighi fiscali da una parte e l'aumento della domanda dei servizi essenziali a favore dei cittadini, dall'altra, hanno progressivamente consumato le residue risorse economiche di cui i medesimi enti disponevano. Oggi, a ben vedere, la stabilità finanziaria degli enti locali risulta fortemente compromessa. Non è più possibile indugiare rispetto all'esigenza sia di assicurare a tutti gli enti territoriali una maggiore flessibilità di bilancio e una sospensione per l'anno corrente degli oneri più gravosi, sia di destinare a loro favore una maggiore quantità di risorse, anche tramite il rifinanziamento di strumenti adottati durante l'epidemia, che consenta loro di attingere a quella liquidità imprescindibile per poter espletare le fondamentali funzioni a loro assegnate. Parimenti, gli enti locali necessitano ulteriori risorse per garantire la sicurezza, in special modo dei centri urbani. L'impatto del virus sulla salute delle persone, infatti, è stato fortemente ridimensionato anche grazie al rispetto delle misure restrittive adottate dal governo. E dal marzo scorso, a tal proposito, la lettera che anche da sindaco ho indirizzato all'attenzione del suo ministero e con cui ho evidenziato la necessità, manifestata soprattutto dai comuni del Mezzogiorno, di potenziare l'organico del personale della polizia locale, al fine di assicurare a suo tempo un'ancora più efficace vigilanza rispetto alle restrizioni imposte per contenere la diffusione dei contagi. E tuttavia rimane immutata ancora oggi, a poco più di un mese dalla fine del lockdown e a seguito delle progressive riaperture concesse in virtù della riduzione del livello dei contagi, la medesima esigenza di controllo sociale, ed anzi, essa è resa ancora più stringente dai gravi episodi di assembramenti non regolari a cui abbiamo recentemente assistito, anche dalle mie parti, e che non solo rischiano di mettere a repentaglio la salute dei cittadini, ma possono anche vanificare i sacrifici compiuti negli scorsi mesi dall'intera comunità nazionale per uscire dall'emergenza. In conclusione, per questi motivi, le chiediamo quali sono i suoi orientamenti rispetto alle questioni appena descritte e quali iniziative urgenti intende mettere in atto per potervi fare fronte. Grazie. Grazie. Il ministro dell'Interno, consigliere Luciana Lamorgese, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, ministro. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'interrogazione verte sulla difficile situazione finanziaria in cui si trovano gli enti locali, ancor più in questo difficile momento storico, e si chiede di conoscere quali iniziative di sostegno possono essere intraprese a loro supporto. Il Governo ha rivolto una particolare attenzione alle esigenze degli enti locali, nella consapevolezza dell'assoluta necessità di salvaguardare la loro capacità finanziaria affinché possano essere erogati servizi pubblici di qualità e assicurati reti di protezione sociale solidale. Tra le iniziative intraprese, ricordo che lo scorso 29 marzo il Ministero dell'Interno ha provveduto ad anticipare, rispetto all'ordinaria scadenza di maggio, l'emissione di mandati di pagamento relativi alla prima rata del Fondo di solidarietà comunale pari al 66% dell'intero importo.
Le risorse per l'anno 2020, pari a circa 4,3 miliardi di euro, sono state destinate in favore di 6.579 comuni. Come ulteriore misura, il Ministero dell'Interno ha già provveduto a distribuire le risorse dei due fondi istituiti con il decreto legge 18 del 2020, cioè 70 milioni per il concorso nel finanziamento delle spese di sanificazione degli uffici e dei mezzi degli enti locali e 10 milioni di euro per l'erogazione dei compensi per il lavoro straordinario svolto dal personale delle polizie locali. Inoltre, in attuazione del cosiddetto decreto rilancio numero 34, è stato disposto il 29 maggio il pagamento in favore dei comuni, province e città metropolitane di una quota pari al 30% delle quote loro spettanti del fondo finalizzato ad assicurare le risorse per l'espletamento delle funzioni fondamentali, al quale sono attribuite risorse complessive pari a 3 miliardi e mezzo per l'anno 2020. È stato poi disposto in data 28 maggio il pagamento in favore dei comuni più colpiti dall'epidemia, parliamo di Brescia, Bergamo, Lodi, Cremona e Piacenza, delle risorse disponibili sullo specifico fondo per un totale di 200 milioni di euro. Infine, nell'ambito di una più ampia strategia volta ad assicurare agli enti territoriali maggiori risorse e flessibilità di intervento, presso il Ministero dell'Interno sono stati istituiti tre fondi con risorse complessive pari a circa 300 milioni di euro per il ristoro delle minori entrate a titolo sofferte dai comuni. I relativi decreti attuativi sono in corso di perfezionamento. Come ricordato, proprio martedì scorso ho tenuto un incontro in videoconferenza con i sindaci delle città metropolitane e il lungo e costruttivo confronto ha consentito di analizzare alcune questioni segnalate dai sindaci relative alla sicurezza dei territori e alle difficoltà economiche sopra evidenziate. E ho condiviso l'esigenza manifestata dai sindaci di rafforzare i controlli nei quartieri della Movida, sottolineando la necessità di proseguire in stretta collaborazione con le autonomie locali. Per quanto attiene alla previsione dell'inefficacia delle ordinanze adottate dai sindaci in contrasto con le misure statali e regionali, la stessa va letta in un'ottica di necessaria armonizzazione delle iniziative adottate. Si tratta di misure evidentemente contingenti destinate a venir meno alla fine della fase emergenziale. Pazzolari illustra l'interrogazione 1672 concernente la gestione dell'immigrazione a partire dagli accordi di Malta del 2019. Prego. Grazie Presidente. Signor Ministro, il 23 settembre 2019 si è tenuto a Malta un vertice tra i ministri dell'interno di Francia, Germania, Italia, Malta, Finlandia, che era presidente di turno dell'Unione Europea, e l'allora commissario europeo per le migrazioni. Scopo dell'incontro era trovare una soluzione condivisa per la gestione degli sbarchi nel Mediterraneo centrale. L'opinione pubblica conosce bene il famoso accordo di Malta, perché il governo e le forze di maggioranza ne diedero grande pubblicità, sostenendo che finalmente il problema degli sbarchi di immigrati illegali in Italia era stato risolto. Il Presidente del Consiglio Conte parlò di un passo storico. Lei, Ministro Lamorgese, dichiarò che da oggi l'Italia non è più sola. Era stato detto che grazie all'accordo di Malta tutti i migranti sbarcati in Italia e Malta sarebbero stati ridistribuiti tra gli altri Stati membri dell'Unione Europea. Fratelli d'Italia fin da subito ha fatto notare che l'accordo di Malta, come interpretato dal governo italiano, era destinato a fallire in partenza, perché in ogni sede formale e informale gli Stati membri avevano detto e ripetuto che un eventuale accordo di redistribuzione avrebbe riguardato solo i veri rifugiati e non anche i migranti economici, concetto ribadito tra gli altri anche dal presidente francese Macron. I numeri ufficiali dicono che solo una piccola parte di chi sbarca in Italia ha diritto alla protezione internazionale secondo la Convenzione di Ginevra o la protezione sussidiaria dell'Unione Europea, circa il 15% secondo le statistiche del Viminale, e quindi era difficile pretendere di far passare in Europa un accordo che trasformava di fatto l'Italia nella porta d'accesso per qualsiasi immigrato irregolare che poi sarebbe stato comodamente ridistribuito tra gli altri Stati membri. E infatti
L'accordo di Malta in 9 mesi non è mai stato neppure inserito all'ordine del giorno del Consiglio europeo. Nel frattempo, però, gli sbarchi illegali in Italia continuano. Dalla firma dell'accordo di Malta, su 11.800 irregolari sbarcati, ne sono stati ridistribuiti in Europa appena 464, cioè solamente il 3,9%, o se preferite il 96% di quanti sbarcati in Italia sono rimasti in Italia. Di fronte a queste evidenze, Fratelli d'Italia chiede al Governo se abbia preso atto del palese fallimento degli accordi di Malta e quali iniziative urgenti intenda dunque adottare per assicurare il contrasto dell'immigrazione clandestina sul nostro territorio. Grazie. Grazie senatore, prego Ministro. Signor Presidente, onorevoli senatori e onorevoli interroganti, nel far riferimento alle dichiarazioni congiunta di intenti di Malta del 23 settembre scorso, chiedono di conoscere quali siano le misure che il Governo intende adottare in materia di contrasto all'immigrazione clandestina. In primo luogo, ritengo necessario evidenziare che l'accordo di Malta ha costituito una tappa fondamentale per un maggiore coinvolgimento dell'Europa nella gestione del fenomeno migratorio. Per la prima volta, infatti, Francia e Germania hanno assunto impegni formali per la redistribuzione sui loro territori di immigrati sbarcati in Italia. Ho più volte ribadito in più occasioni che non considero l'intesa di Malta un punto di arrivo, quanto una forte spinta a sviluppare una strategia complessiva di riforma delle politiche migratorie, per le quali stiamo lavorando intensamente in vista dei prossimi negoziati europei. Nel periodo di vigenza del meccanismo di Malta, perché con il coronavirus si è interrotto, sono stati ricollocati, trasferiti 540 migranti, pari all'86% delle ricollocazioni effettuate in totale, con una concentrazione nel periodo dicembre-febbraio. Prima dell'accordo di Malta, complessivamente erano stati ricollocati 85 unità. Mi preme evidenziare che la Commissione europea uscente, sia quella entrante, sostengono il meccanismo concordato a Malta, riconoscendolo quale modello per future iniziative, anche in vista dell'adozione del nuovo prossimo patto europeo su immigrazione e asilo e delle relative proposte di riforma del sistema comune d'asilo europeo. Ci siamo mossi anche con altre iniziative. Segnalo in primo luogo la lettera che congiuntamente il 9 aprile scorso, insieme a Francia e Germania, abbiamo scritto alla Commissione europea, nella quale si riconosce l'esigenza di creare un meccanismo vincolante per un'equa distribuzione secondo criteri specifici, in particolare quando uno Stato membro subisce una pressione sproporzionata. Lettera che chiarisce come l'azione italiana con Francia e Germania abbia consolidato un'importante unione di intenti, considerato il complesso contesto negoziale europeo. Richiamo inoltre l'iniziativa adottata di recente, il 5 giugno, che per la prima volta ha visto 5 paesi mediterranei e l'Italia capofila, Cipro, Grecia, Malta e Spagna, presentare alla Commissione, alla vigilia del Consiglio Giustizia e Affari Interni, una posizione congiunta volta a sostenere anche qui la creazione di un meccanismo obbligatorio e automatico di attribuzione delle responsabilità sulle richieste di asilo, fondato su una distribuzione pro quota per ogni Stato membro. Un'iniziativa questa che rappresenta un passo importante per il riconoscimento della specificità delle frontiere marittime esterne europee e dell'obbligatorietà delle procedure di ricollocamento dei migranti. Nell'ambito delle proposte avanzate, stiamo ricevendo dalla Commissione europea e dai diversi partners segnali positivi sulla prospettiva da noi indicata di adottare delle linee guida europee per attività di ricerca e soccorso in mare condotte da imbarcazioni private con l'obiettivo di definire standard tecnici omogenei per tali operazioni e responsabilizzare gli stati di bandiera.
Sempre su impulso del Governo, la Commissione europea e la prossima presidenza tedesca collaboreranno con il nostro Paese per organizzare un'apposita conferenza sul contrasto al traffico di migranti, anche con la partecipazione dei Paesi del Nord Africa. L'iniziativa mira a orientare la strategia futura, basata anche su strumenti di partenariato con i Paesi terzi finanziati dall'Europa, è volta ad accelerare l'utilizzo di piattaforme di scambio informativo tra forze di polizia e agenzie europee e potenziare il ruolo di Frontex. Concludo evidenziando come le iniziative intraprese stiano già consentendo all'Italia di orientare le prossime proposte della Commissione con riguardo al riconoscimento delle peculiarità connesse alle attività di soccorso in mare e alle conseguenze necessità di prevedere dei meccanismi ad hoc di redistribuzione dei migranti sbarcati a seguito di operazioni SAR, questioni che non erano mai state sviluppate nell'agenda europea, e questo ritengo che sia un grande passo avanti. La senatrice De Petris illustra l'interrogazione 1677 concernente lo sfruttamento dei lavoratori in edilizia anche in relazione alla normativa sull'immigrazione. Prego, senatrice. Sì, grazie Presidente. Signora Ministro, lei è sicuramente a conoscenza, avrà seguito la vicenda di Thomas Daniel, che per molti giorni tra l'altro è rimasto anche senza identificazione, che è morto insieme con Ciro Perrucci, un altro 51 anni, un altro operaio muratore, diciamo, sfruttato, che lavorava a nero nel quartiere di Pianura, una periferia occidentale di Napoli, tristemente nota tra l'altro per tanti fenomeni di abusivismo. Appunto, due, Thomas Daniel e Ciro Perrucci, tutti e due che lavoravano a nero, che sono rimasti uccisi appunto il primo giugno. La vicenda tra l'altro di Thomas Daniel credo che sia abbastanza paradigmatica, come lei comprenderà, diciamo, di quella che è stato un po' l'evolversi anche della situazione negli ultimi tempi, anche dopo i decreti di sicurezza, perché Thomas Daniel era insieme con la moglie, diciamo, aveva chiesto asilo politico che non gli era stato accordato, invece aveva avuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Con l'abolizione tra l'altro della protezione umanitaria, la sua vicenda insieme con quella di tantissimi, di migliaia in Italia, è diventata quella di essere dei veri e propri fantasmi, soggetti a uno sfruttamento incredibile. E quindi io sottopongo a lei, Ministro, la vicenda del caporalato anche in edilizia, che come lei sa non è soltanto, diciamo, in agricoltura, ed è uno dei motivi per cui noi, per esempio, come lei sa, avevamo chiesto che la regolarizzazione fosse estesa anche al settore dell'edilizia stessa. Ora, tornando, diciamo, sulla vicenda e tornando su queste questioni principali e connesse anche alla regolarizzazione prevista nel decreto rilancio, non ritiene lei, anche per fenomeni e episodi che si stanno verificando di compravendita, insomma, di contratti, che non sia necessario riintervenire sulla materia, magari estendendo anche ai settori dell'edilizia, e anche quali altre forme possiamo mettere in campo per perseguire, diciamo, il fenomeno del caporalato all'interno del settore dell'edilizia stessa. Grazie. Grazie senatrice, prego Ministra. Prego. Signor Presidente, onorevoli senatori, nel ricordare il tragico episodio relativo alla morte di due operai in un cantiere edile, gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione sulla necessità di intervenire efficacemente nell'attività di contrasto al caporalato, sollecitando anche l'introduzione di modifiche nell'ambito dei cosiddetti decreti di sicurezza. Come noto, nella mattinata dello scorso 1 giugno nel comune di Napoli, in località Pianura, si è verificato il cedimento di un terrapieno prospiciente un immobile abusivo di due piani in corso di realizzazione. L'evento franoso ha provocato purtroppo la morte di due operai, un cittadino italiano e un liberiano, e permettetemi al riguardo di rivolgere un pensiero di vicinanza alle famiglie dei due lavoratori. Sull'accaduto
Sull'accaduto sono tuttora in corso le indagini da parte dell'autorità giudiziaria. In relazione al fenomeno del caporalato, evidenzio come sia sempre costante l'impegno e la determinazione di tutte le istituzioni contro ogni forma di sfruttamento della manodopera da parte di chi impone condizioni di vita degradanti a lavoratrici, lavoratori, approfittando del loro stato di vulnerabilità o di bisogno. Ciò in difesa dei diritti dei lavoratori e delle imprese che scelgono di operare nella legalità. Lo dimostrano in maniera tangibile i risultati ottenuti dalla magistratura e dalle forze dell'ordine. Tra l'altro proprio ieri la Guardia di Finanza ha condotto una brillante operazione che ha sgominato due organizzazioni criminali operanti tra la Calabria e la Basilicata, dedite al reclutamento illecito di manodopera agricola, allo sfruttamento del lavoro, allo favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Inoltre, con specifico riferimento al caporalato nel settore dell'edilizia, il 26 maggio scorso la Polizia di Stato ha concluso anch'essa un'operazione che ha portato all'esecuzione di misure cautelari in carcere nei confronti di 10 soggetti ritenuti responsabili di associazione per delinquere e di numerosi altri reati connessi al reclutamento e allo sfruttamento delle maestranze in numerosi cantieri edili in Toscana e in Puglia. Con riferimento alle recenti misure adottate in materia di emersione del lavoro irregolare, mi preme evidenziare come l'obiettivo sia stato quello di incidere su alcuni comparti nei quali la presenza del cosiddetto lavoro nero è sensibilmente superiore alla media registrata in altri settori, con un elevato rischio di illegalità e abusi. Con il predetto intervento il Governo ha inteso garantire nel contesto emergenziale che stiamo vivendo la dignità delle persone, la sicurezza dei lavoratori, la tutela delle legalità e le esigenze del mercato del lavoro. Quanto infine alla sollecitazione mossa dall'interrogante in merito agli interventi correttivi dei decreti sicurezza, confermo che il lavoro svolto dal Viminale già prima dell'emergenza Covid-19 potrà essere ripreso con le modalità individuate collegialmente dal Governo in un contesto certamente meno caratterizzato da esigenze emergenziali come quello che abbiamo appena vissuto. Grazie. Il senatore Tosato illustra l'interrogazione 1673 concernente l'adozione di un piano di contrasto all'immigrazione clandestina. Prego. Grazie Presidente. Ministro, i dati pubblicati dal suo Ministero, il Ministero dell'Interno, hanno evidenziato che dal 1 gennaio all'8 giugno del 2020, in poco più di 5 mesi, sono sbarcati nel nostro territorio irregolarmente 5.472 migranti a fronte di 2.033 sbarcati nello stesso periodo del 2019, un aumento di quasi il 200%. Tenendo anche presente che nei mesi di marzo e aprile questi sbarchi si sono rallentati a causa della mancanza di attività delle barche delle navi delle ONG. A fronte di questi numeri, il governo maltese ha ipotizzato, ad esempio, una politica di respingimenti. Il governo italiano ha addirittura lanciato segnali di incoraggiamento per l'accoglienza dei clandestini sul nostro territorio, prevedendo la regolarizzazione di 600.000 irregolari. E ha sottolineato l'urgente necessità di disporre di nuovi posti per l'accoglienza dei richiedenti asilo a fronte di arrivi che sono stimati in 20.000 unità. Ebbene, nel periodo dell'emergenza sanitaria è stato imposto un regime ferreo di distanziamento sociale per tutti i cittadini italiani. Sono stati costretti a restare chiusi in casa per mesi. Imprese chiuse, negozi chiusi, tutto chiuso. I confini tra gli Stati europei sono stati sigillati. Persino il collegamento tra le regioni è stato proibito e solo da poco è stato riaperto. A parte la scarcerazione di delinquenti e mafiosi promossa dal vostro governo in questo periodo, un unico confine non è mai stato chiuso, quello del Mediterraneo, che ha consentito lo sbarco continuo in Italia di clandestini. Ministro, i numeri parlano chiaro. Il vostro governo ha compromesso tutto ciò che di buono ha fatto il precedente. O meglio, tutto ciò che di buono aveva fatto il ministro Salvini. In un anno il ministro ha ridotto al minimo storico l'ingresso illegale di immigrati clandestini, ha combattuto con fermezza e coraggio la tratta di esseri umani nel Mediterraneo, ha stroncato il business milionario dell'accoglienza
nel nostro paese, facendo risparmiare agli italiani centinaia di milioni di euro. Ha preso una posizione chiara e netta nei confronti dell'Europa. Ha dimostrato che con coraggio e determinazione si possono ottenere risultati insperati. Ebbene, Ministro, noi le chiediamo, a fronte di questi numeri, cosa intende fare per frenare questo sbarco continuo di immigrati, perché a noi non interessa la politica della redistribuzione se non viene prima affrontata con serietà ed efficacia la politica del blocco degli arrivi, così come è stato fatto efficacemente nell'ultimo anno di governo da parte della Lega e del ministro Matteo Salvini. Il ministro Lamorgese può rispondere all'interrogazione illustrata. Prego, ministro. Presidente, onorevoli senatori, gli onorevoli interroganti, nel richiamare l'attenzione sul tema dell'immigrazione clandestina, chiedono quali iniziative il governo intende adottare per contrastare il fenomeno della tratta di esseri umani. Evidenzio preliminarmente che la cooperazione con i paesi di origine, transito e destinazione dei flussi rimane essenziale nella lotta al traffico di migranti. L'Italia ha stipulato numerosi accordi di riammissione vigenti con diversi paesi di interesse prioritario e continua a dialogare con i partner principali per ricercare soluzioni efficaci al fine di assicurare una più ordinata gestione dei flussi migratori in un quadro di legalità, rafforzando l'attività di collaborazione in materia di rimpatri. Questo è un aspetto che il nostro Paese sta promuovendo anche a Bruxelles, dove da tempo, in vista della redazione del nuovo patto su migrazione e asilo, viene sostenuta la necessità di consolidare il dialogo europeo con i paesi terzi, anche mediante lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, facendo valere il peso negoziale dell'Unione sul tema dei rimpatri. L'azione diretta a contrastare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani è di importanza fondamentale per lo sviluppo delle politiche di gestione dei fenomeni migratori. In tale ambito assumono un rilievo strategico le iniziative di cooperazione di polizia finalizzate a sviluppare collaborazioni info-investigative sia nel contesto europeo che in quello internazionale. Ricordo che il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato è in prima linea nella fondamentale attività di contrasto delle organizzazioni criminali transnazionali dedicate al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare. Collabora proficuamente con analoghi organi investigativi europei ed extraeuropei e con Europol. Proprio in ambito Europol, il Servizio Centrale Operativo ha un ruolo rilevante con numerose iniziative volte a facilitare e migliorare la cooperazione con i paesi dei Balcani occidentali. Evidenzio inoltre la collaborazione per la quale la Commissione europea ha già stanziato 7 milioni e mezzo di euro con Austria, Francia, Germania e Paesi Bassi per il contrasto delle attività poste in essere da organizzazioni criminali nigeriane coinvolte nella tratta e nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per quanto riguarda la sorveglianza marittima delle coste nazionali, voglio ricordare che è tuttora in corso l'operazione Themis, finalizzata al controllo dei flussi migratori irregolari nel Mediterraneo centrale, e sono in corso incontri bilaterali con Frontex, finalizzati alla predisposizione del nuovo piano operativo delle attività, grazie anche ai finanziamenti europei. Quanto all'operazione Irini, va evidenziato che la stessa è primariamente volta a facilitare la risoluzione della crisi libica ed è evidente tuttavia che la stabilizzazione della Libia è funzionale alla migliore gestione dei flussi migratori. Ricordo infine e concludo che su impulso del governo italiano la Commissione europea e la prossima presidenza tedesca dell'Unione europea collaboreranno per organizzare un'apposita conferenza dedicata al contrasto dei traffico dei migranti con la partecipazione dei paesi del Nord Africa. Il senatore Croatti illustra l'interrogazione 1671 concernente i rischi di diffusione di usura e riciclaggio, specie con riguardo alle imprese di turismo. Prego, senatore Croatti. Grazie, Presidente. Ministro, l'emergenza coronavirus in Italia sta rischiando di mettere in ginocchio un settore strategico del nostro Paese. Migliaia di imprese italiane e milioni di famiglie. Tra i settori più in crisi c'è quello del turismo, azzerato dopo il lockdown.
Nel nostro paese il comparto è importantissimo, vale il 13% del prodotto interno lordo e in alcuni territori, come la Riviera Romagnola, il turismo vale addirittura al 30% del PIL. Il comparto turistico e le sue aziende sono in questo momento deboli e vulnerabili. Si stima che in primavera il 95% delle strutture ricettive sia rimasta chiusa. Il trimestre di marzo, aprile e maggio è destinato a chiudersi con l'azzeramento dei ricavi. Molte strutture ricettive stanno aprendo con la stagione estiva alle porte, ma ci sono evidenti le difficoltà. Con la riduzione del fatturato moltissime aziende turistiche potrebbero avere difficoltà anche a coprire i costi fissi di gestione. Molte subiranno perdite con conseguenti fallimenti, innescando una pericolosa spirale di chiusure e svendita del patrimonio. Molte aziende turistiche potrebbero finire in zone oscure. A metà aprile il capo di gabinetto del Ministero dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha inviato una circolare a tutti i prefetti lanciando un monito sul rischio di infiltrazioni mafiose nei settori resi più vulnerabili dalla crisi. Il 16 aprile scorso l'unità di informazione finanziaria, il braccio antiriciclaggio della Banca d'Italia, ha lanciato un allarme del pericolo di truffe, di fenomeni corruttivi, di possibili manovre speculative anche a carattere internazionale e di tentativi di sviamento e appropriazione degli interventi pubblici a sostegno della liquidità, nonché del rischio che l'indebolimento economico di famiglie e imprese possa accrescere episodi di usura e che possa facilitare l'acquisizione diretta o indiretta delle aziende da parte delle organizzazioni criminali. Il prefetto di Rimini, Alessandra Camporota, il 22 aprile, ha evidenziato il rischio, ripreso anche dal giornale Sole 24 Ore, che la mafia potrebbe sfruttare il virus per infiltrarsi in alcune aree e sarebbero moltissime le offerte che potrebbero arrivare predatorie sugli alberghi della Riviera Romagnola. Le ingenti disponibilità di liquidità accumulate dalla mafia attraverso i tradizionali business illeciti possono ulteriormente agevolare le operazioni di riciclaggio e di penetrazione dell'economia legale nelle forme più diverse. Si chiede di sapere, signor Ministro, l'indirizzo stia monitorando con attenzione questa situazione, in particolare nei territori più deboli, più fragili in seguito all'emergenza del Covid-19 e quali siano le strutture, gli strumenti e le risorse messe in campo per affrontare i rischi evidenziati e se siano allo studio misure normative che consentono di rafforzare in questa fase i controlli di antiriciclaggio. Grazie senatore Croatti. Ministro Lamorgese risponde all'interrogazione illustrata. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'onorevole interrogante richiama l'attenzione sul pericolo che l'attuale emergenza sanitaria possa rappresentare un'opportunità di arricchimento per la criminalità organizzata. Il momento che stiamo attraversando è sicuramente uno dei più difficili della storia della Repubblica. L'attuale fase d'emergenza ha inciso profondamente sul tessuto economico, sociale e il conseguente deficit di liquidità, unito all'afflusso di ingenti finanziamenti pubblici, sia nazionali che europei, concretizzano condizioni di rischio e margini di infiltrazione per la criminalità organizzata nell'economia legale. È una situazione che riguarda tutti i comparti, ivi compreso quello del turismo. Su tali temi ho richiamato la massima attenzione delle forze di polizia ed ogni sforzo volto a intercettare e contrastare le possibili nuove dinamiche dell'azione criminale, anche in ragione della spiccata vocazione economica della criminalità organizzata e della sua capacità di repentino adattamento ai cambiamenti sociali e produttivi. Inoltre, già il 10 aprile scorso, con una specifica direttiva rivolta ai prefetti, ho sollecitato un'azione di intelligence sul territorio volta a valorizzare le evidenze info-investigative e l'attività di analisi dei contesti e dei fenomeni criminali a cura delle forze di polizia, proprio per garantire le coordinate di legalità nella delicata fase di ripresa delle attività economiche. Le strategie messe in campo dalle forze di polizia fanno leva su una complessa e approfondita azione volta ad anticipare ogni iniziativa di alterazione del mercato, di inquinamento del tessuto economico e di condizionamento dei processi decisionali pubblici funzionali all'assegnazione degli appalti. I consistenti interventi finanziari varati dal Governo rendono necessario individuare il giusto punto di equilibrio tra tempestività delle erogazioni e i controlli. A questi fini, come previsto dal decreto legge cosiddetto liquidità dell'8 aprile 2020,
È stato sottoscritto il protocollo d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la SACE SPA ed è stato appena perfezionato il protocollo con l'Agenzia delle Entrate previsto dall'articolo 25,9 del decreto legge numero 34 ancora in fase di conversione. Nel contempo, per agevolare l'accesso al credito ed intercettare ogni segnale di possibile disgregazione del tessuto economico e sociale, ho chiesto ai prefetti di assumere iniziative con l'ABI e le associazioni di categoria, dando il massimo impulso alle attività di confronto con gli attori istituzionali, i rappresentanti territoriali delle categorie produttive delle parti sociali e del sistema finanziario e creditizio. Le prefetture hanno rafforzato il monitoraggio e l'analisi delle criticità presenti sul territorio anche attraverso apposite riunioni dei comitati provinciali ordine e sicurezza pubblica ed è stata avviata una specifica programmazione degli interventi a supporto dell'economia legale e delle fasce sociali maggiormente esposte, volte a tutelare la coesione sociale. È in questo momento che lo Stato deve dimostrare di essere vicino ai cittadini, soprattutto in quelle situazioni di estremo bisogno, e alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, che più di altre hanno sofferto della chiusura delle attività produttive, commerciali e che quindi possono diventare facile preda delle organizzazioni criminali. La lotta alle mafie è una priorità ed è massima l'attenzione dedicata da parte di tutte le componenti dell'amministrazione dell'interno e su questo è un impegno per cui siamo presenti.